Iscriviti al canale, è gratuito e ci aiuterai a crescere. Alpine Stars modello Original Drystar sono le calzature che ho scelto per la mia vita in moto. Il costo per l'acquisto online varia da 139 a 152 euro. La recensione integrale del prodotto la farò dopo il viaggio a Capo Nord. Oggi però voglio svelarvi un piccolo trucco per mantenere morbidezza e impermeabilità della calzatura. Basta avere del grasso di foca, una spugnetta, la calzatura che ci interessa, in questo caso sono gli scarponcini, si prende un pochino di grasso di foca, si mette sulla spugnetta, non pochissimo perché deve impregnarsi bene, dopodiché si prende la calzatura e si fa dei passaggi senza premere molto, in modo da impregnare tutta la calzatura. Non serve schiacciare molto, l'importante è che si distribuisca uniformemente tutto il grasso. Una volta che le calzature che ci interessa trattare sono state riempite con il grasso di foca, basta semplicemente prendere un phon comunissimo e con un getto d'aria calda andare su tutta la calzatura. Come vedete, il grasso inizia proprio a sciogliersi, a penetrare tra le cuciture. Questo lavoro dovete andare avanti a farlo per almeno 10-15 minuti. Al termine della fonatura dovreste vedere le calzature come se avessero trasudato e non dovreste più vedere quella parte bianca del grasso di foca. Lasciate riposare la calzatura per almeno 12 ore. Ecco qua, passato il tempo, le scarpe sono praticamente impregnate del grasso di foca. Vedete che non ce n'è più che gocciola o in giro. Ora l'azione successiva è quella di ripassarle con uno straccio o una spugnetta. Io per esempio uso della carta, in modo che la carta assorbente, in modo che tutto quello che rimane del grasso lo riesco a tirare via. Calzatura impermeabilizzata e ammorbidita.